Impegno, passione, stare al passo con i tempi e tutto ciò per mezzo secolo di attività in provincia di Caltanissetta. È il concorso organizzato dall'azienda speciale in collaborazione con la Camera di Commercio, che per l'occasione ha radunato nella sala conferenze del centro polivalente Michele Abate 26 lavoratori, che da più di 50 anni possiedono la propria attività commerciale in città e in provincia. Una pergamena accompagnata da una medaglia d'oro e una spilla sono stati i premi consegnati dalle autorità civili, militari e religiose che durante la cerimonia hanno più volte ricordato quanto il contributo degli imprenditori e dei titolari d'azienda abbia permesso all'economia nissena di resistere ai cambiamenti del tempo e della società. Credo che sia una giornata importante per la provincia di Caltanissetta. E questo premio che l'azienda speciale della Camera di Commercio vuole dare ai cittadini, imprenditori, attività commerciali, agricole, industriali del territorio è per ricordare coloro i quali con molto coraggio hanno avuto la forza di resistere in un territorio pieno di difficoltà, creando ricchezza economica e aiutando lo sviluppo dei territori. Noi non abbiamo la grande impresa, la piccola e media impresa e le attività commerciali sono il tessuto produttivo di una provincia che deve uscire dall'isolamento e vedere di trovare grandi prospettive con cui aiutiamo il territorio. Un premio alla resistenza, vale a dire alla capacità di rimanere in attività per oltre mezzo secolo. È così che parlano del loro mestiere i due artigiani nisseni, Concetta Amico e Totò Duminuco. Iscritta alla Camera del Commercio del 63, ma avevo 15 anni, ne ho 82, si tira un po' il conto, 62 anni che lavoro. È un enorme piacere, guarda. Molto, molto piacere. Ma mi dispiace che oggi le ragazze non vogliono più imparare questo mestiere, perché è un grande e bello mestiere. Che io sarei disposta ad insegnarglielo per non perdere la tradizione, perché vorrei sapere se la pelliccia non piace a nessuno, altro che se non piace, perché è bella, calda, elegante, molto raffinata. La mia professione caratterizza tante cose, ne potrei prendere una a caso. Io ho un cavallino, inizialmente oltre alle poltrone della ditta famosa Scuderi mi hanno dato anche un cavallino per tagliare i capelli ai bambini. Bene, io ho fatto 4 generazioni. Oggi vengono i padri a tagliare i capelli ai propri figli nel cavallino dove loro si sedevano.